Tommaso Brandoni, siamo con uno dei protagonisti della vittoria dell'NSNC sabato scorso a Catania contro i Muri Antichi. Debutto con la cautina del Civitavecchia, sei stato emozionato? Come l'hai vista questa gara? Bah, emozionato tantissimo, soprattutto nella pre-gara. Poi diciamo mi sono sciolto, sono entrato in acqua e ho pensato solamente alla partita e a fare il mio, non volevo uscire mentalmente fuori dalla partita. Io ho visto la partita, hai fatto alcune parate, addirittura una bella sul primo palo, sei stato anche aiutato dalla squadra che ha marcato in pressing e ti ha permesso di poter svolgere il ruolo al meglio. Assolutamente, il giorno prima della partita abbiamo provato appunto sull'uomo in meno un modulo che potesse aiutarmi per le mie caratteristiche, sono un portiere diciamo più veloce che di posizione e ovviamente in partita il nostro pressing ha costretto gli avversari a tiri che comunque erano tutti quanti alla mia portata. Quando hai saputo che avresti giocato titolare e come hai preso questa notizia? La notizia mi è stata data da Roberto Barbaro mercoledì, è venuto da me, io stavo sul bordo vasca, non sapevo neanche dell'infortunio di Giordano e mi ha detto ci devi dare le informazioni perché devi fare il biglietto, devi venire a Catania con noi. Io sono rimasto immobile sul bordo vasca, mi è venuto da ridere, poi ho continuato l'allenamento. Ti presentiamo anche per chi magari non ti conosce, tu non sei di Cieca, sei di Ostia, hai già giocato in Serie 2 con il Latina e l'anno scorso hai anche affrontato il Cieca giocando alcuni minuti e hai fatto anche una bella parata su Gianluca Marioni. Sì, è vero, se ne sono ricordati quando mi hanno visto i primi allenamenti che avevo già giocato contro di loro, avevo fatto una buona prestazione, l'anno scorso ho avuto poco minutaggio, avevo davanti comunque un portiere di grande esperienza come Gazzarini, quindi alla fine non ho potuto giocare molto, però sono comunque riuscito a mettermi in luce per il poco che ho potuto. Come ti trovi nella nostra città e nell'SNC? Assolutamente bene, i compagni sono tutti quanti bravi ragazzi, ho stretto una grande amicizia con Davide Romiti perché mi dà diciamo uno strappo a casa verso Ostia, ritorno quasi tutti gli allenamenti, per il resto veramente mi hanno accolto veramente come uno di loro e di questo sono veramente felice.